Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Fantato, specialista in dermatologia e venerologia. Sono dirigente medico presso ASLVCO e in libera professione specialista dermatologa presso il centro medico Unisalus. Oggi abbiamo una paziente che ha chiesto un aumento di volume con filler alle labbra. Quindi seguiamo in dettaglio quelle che possono essere le varie fasi che ci porteranno poi a vedere il risultato finale di questa paziente. La paziente parte, come possiamo vedere, con un labbro in cui c'è una lieve differenza per quanto riguarda il volume a livello del labbro superiore, che risulta meno rappresentato rispetto a quello del labbro inferiore, e questa paziente vorrebbe comunque, secondo la sua richiesta, poter correggere con un aumento di volume tutto il labbro, però rispettando quelle che sono le caratteristiche anatomiche del volto, quindi comunque rispettando l'armonia del proprio volto e soprattutto quelle che possono essere caratteristiche di sensualità e naturalezza delle labbra, che sono ormai le richieste più, diciamo, frequenti che pervengono da parte delle pazienti. In questo caso noi scegliamo un acido ialuronico, quindi stiamo parlando di filler naturale a completo riassorbimento. Oggi i filler a base di acido ialuronico a completo riassorbimento, quindi filler materiale riassorbibile, hanno direi una durata abbastanza prolungata, quindi si può arrivare anche agli 8-9 mesi, quindi c'è un aumento, diciamo, della qualità da questo punto di vista del prodotto utilizzato, per cui una paziente, se vuole mantenere, diciamo, questa procedura, lo può fare tranquillamente una volta all'anno. In questo caso, trattandosi di un aumento di volume come richiesta, ovviamente abbiamo scelto un filler ad acido ialuronico ad alta densità, quindi ad elevata concentrazione, perché appunto deve avere un effetto volumizzante. Partiamo dalla definizione delle labbra, quindi definizione del bordo del labbro che viene aumentato in proporzione a quelle che sono le caratteristiche anatomiche. Quindi effettuiamo un, diciamo, miglioramento per quanto riguarda il volume nella parte medio-bassa delle labbra, sia a livello superiore che inferiore, sempre con acido ialuronico ad alta densità. E qui si possono vedere tutti i passaggi in cui si vede proprio il rigonfiamento del labbro che accetta l'aumento di volume con il filler. Definiamo quindi nella parte finale la armonia con dei ritocchi con un acido ialuronico invece a bassa concentrazione, che ci permette di creare proprio un aumento completamente armonico del disegno del labbro della paziente. Ovviamente si tratta in questo caso di un filler con aggiunta di anestetico incorporato, quindi la paziente non avverte alcun disagio durante il trattamento, e quello che può essere come effetto immediato è un leggero gonfiore che persisterà per 24-48 ore, legato a un forte richiamo di acqua che la sostanza esercita appena iniettata nel tessuto del labbro, ma che poi gradualmente andrà a scemare, mettendo in risalto quelle che sono appunto le caratteristiche, come noi possiamo appunto intravedere, di questo labbro aumentato armoniosamente rispetto all'anatomia del volto della paziente.